Ciao, bentornato su Ci Provo, io sono Pasquale. Prima di cominciare, come sempre, ti volevo invitare a iscriverti al mio canale e a cliccare la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun video successivo e che tu possa farti beatamente i fatti miei in futuro. Ti volevo ricordare che non sono un trader professionista, ma sono qui per condividere la mia esperienza nella quale cerco di diventare indipendente dal lavoro e dal denaro guadagnato tramite il lavoro, perché voglio diventare appunto, far lavorare i soldi, diventare indipendente e passare più tempo con la mia famiglia. Bene, della miriade di libri che ho cominciato a leggere, che sto leggendo da quando ho cominciato questa avventura nel mondo del risparmio e degli investimenti, sicuramente un posto d'onore non può che non essere dedicato a un classico come Padre Ricco e Padre Povero, che sinceramente non volevo comprare all'inizio perché pensavo che fosse semplicemente uno di quei soliti libri che tutti comprano, che tutti consigliano perché è fichissimo averlo, magari averlo riposto lì in libreria per farlo vedere agli altri. Beh, anche se io poi leggo libri solo in Kindle, vabbè, ma questo è un altro discorso che esula da quello che sto dicendo. Poi però, devo essere sincero, mi sono talmente incuriosito, leggi le recensioni qui, leggi le recensioni lì, che ho deciso comunque di acquistarlo. E devo dire che sinceramente ho fatto molto bene. Ne sono totalmente, completamente soddisfatto e credo che abbia portato dei cambiamenti a me, a come sto affrontando questa mia avventura nel diventare finanziariamente indipendente, nel risparmiare di più e di lavorare di meno. Il link affiliato per poter acquistare questo classico lo puoi trovare qui sotto in descrizione. Allora, il libro viene qui scritto da Robert Kiyosaki, che in realtà porta avanti un unico e solo concetto, ripetuto in diverse forme. Devo dire, a volte quasi all'infinito, potrebbe essere anche un po' noioso per qualcuno. Perché lui vuole che effettivamente diventi un vero e proprio stile di vita. Il concetto viene approfondito poi nel libro successivo, I quadranti del cash flow, che ho già letto e che vi recensirò più avanti. Beh, il concetto principale di padre ricco, padre povero che io ne ho tratto è che non bisogna essere schiavi di un sistema educativo e lavorativo che ti impone per forza di dover scambiare il tuo tempo per del denaro. La cosa, secondo Kiyosaki, è completamente errata. È invece necessario sapersi formare su come il denaro possa lavorare per te e per poter diventare appunto indipendente dal numero di ore che vai a lavorare e per le quali poi andrai ad essere retribuito da chi ti dà il lavoro. Da dove arrivano queste concezioni pazzoidi? Bene, l'autore dice di aver avuto due padri, quello naturale, che era un dirigente del sistema scolastico nelle Hawaii, e poi uno acquisito, se così si può dire, che era in realtà il padre del suo migliore amico di infanzia, che era un imprenditore. Kiyosaki ha saputo mescolare sapientemente gli insegnamenti di entrambi i padri, la gestione e la creazione di nuove opportunità di ricchezza e di denaro fatta in maniera etica, l'ha acquisita dal suo padre ricco, dal suo padre acquisito. Invece la perseveranza e l'amore per l'insegnamento sono delle cose che ha conseguito dal suo padre naturale. In realtà i concetti sono molto, ma molto più complessi di come sono approfonditi nel libro rispetto a come li dico io, e vengono portati avanti attraverso le storie di vita che sono state vissute dall'autore e da come in maniera graduale le sue concezioni sono diametricalmente cambiate durante tutto il resto della sua vita. La cosa che io reputo stupenda di questo libro è che non ti impone dei concetti, ma te li spiega in maniera che devo dire anche molto semplice, appunto grazie agli esempi di vita vissuta di Robert Kiyosaki. Per cui ti porta un po' a ragionare su come stai vivendo la tua vita in questo momento e se effettivamente sia la scelta giusta quella che stai facendo e come la stai seguendo. Io ci ho trovato molte similitudini al libro che ho recensito di recente, Smettere di lavorare. Ci sono delle differenze sostanziali fra questi due libri, e correggimi se sbaglio. Le differenze sono che mentre Smettere di lavorare il fine è quello di non essere schiavi del denaro, ma di vivere la propria vita, magari in maniera molto minimalista, più semplice, Robert Kiyosaki invece usa le stesse leve, gli stessi concetti, la stessa filosofia, però nel contesto per farti diventare ricco. Nessuna delle due scelte è giusta o sbagliata, ovviamente, ma questo dipende solo dalla persona che sei,
o da quella che sono io e quali sono gli obiettivi che ti sei preposto e che vuoi raggiungere nella tua vita. Se tu cerchi solo la indipendenza economica oppure se il tuo traguardo reale invece è quello di una ricchezza vera e propria. Il libro potrebbe sembrare leggermente, come dicevo prima, ripetitivo ed effettivamente lo è in alcuni contesti perché il concetto è portato avanti ripetutamente e in realtà è solo uno. Ma il modo in cui questo concetto viene sviscerato durante i vari capitoli è molto diversificato. Se vogliamo usare la classica terminologia finanziaria che utilizziamo spesso per i nostri investimenti, in quanto le esperienze di vita che vengono presentate sono diverse, per esprimere questo concetto, durante le varietà che l'autore va ad affrontare. Bene, ti consiglio di comprare questo libro? Sicuramente sì, perché è un libro, secondo me, di concetto, pratico ma di concetto, uno di quelli che invece di forzarti ad aprire la mente, ti instilla il dubbio su come stai vivendo la vita adesso, facendoti ragionare e non obbligandoti per forza al cambiamento. Ovviamente non lo reputo adatto a quelle persone sempre dubbiose di tutto e di tutti, perché ovviamente potrebbero trovarlo una mera perdita di tempo. Magari c'è chi compra questi libri perché vuole trovare la classica formula magica per diventare così ricco e subito, ma se vuoi diventare ricco, sai che il primo passo che devi fare è quello di aprire la tua mente a nuove esperienze e a nuovi modi di pensare. Per cui se la tua mente è chiusa, sicuramente questo libro non è per te. Bene, spero che questa mia recensione su Padre Ricco, Padre Povero possa essere stato di tuo interesse. Se ci sono dubbi, perplessità, chiama il mago Walter, no, anzi, lascia un commento qui sotto, fammi sapere cosa ne pensi. Come sempre mi piace molto discutere e capire quali sono le tue opinioni riguardo a questo argomento. Se hai già comprato il libro, fammelo sapere. Lascia un pollice in su se la mia recensione ti è piaciuta, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!